E ciao a tutti, io sono Darren e bentornati nella mia serie di Styx Shards of Darkness. Ebbene, siamo nel santuario. Dobbiamo scoprire a quale dei quattro umani Jarak ha rubato la sua identità. Bene, abbiamo visto che stiamo mettendoci un bel po' di tempo. Lì c'è un elfo. Sì, ok, qui c'è pieno di stronzi. Tight-assed as a virgin in a barracks dorm. But if they've seen something, they'll be talking about it. My best chance for now is to eavesdrop on their conversations. Cosa migliore per ora è ascoltare di nascosto le loro conversazioni. Dio mio, è pieno qui. Buoni lì, fatevi i fattacci vostri. Ok, qui sono più al buio. Non so dove devo andare. Penso di sopra ci sono venuto. Devo ascoltare di nascosto le conversazioni degli elfi. Ok, di qui ci si può passare. Sto tornando indietro perché sì. Lì c'è gente che potrebbe parlare. Questo qui sarebbe ganzo ammazzarlo, ma anche no. Quindi vediamo di qua. Ok, vediamo se troviamo qualcuno che parla. Diplomat that we ran into before. He had a strange look about him. Yes, his bearing was very erect for a human. Yet the human race is the most shapeless and undisciplined of them all. So, Jarak has stolen the identity of an ambassador. Well, that helps my investigation. That fucking shapeshifter has expensive tastes. Ok, continuiamo a cercare qualche informazione. Spengiamo la torcia perché mi sento più tranquillo, più sereno, più rilassato. Te non ti girare adesso perché mi faresti veramente un brutto momento. Altra gente lì, sentiamo quel che dicono. Non dite niente. Te stai girato. Diplomat is missing, literally shaking with anger. Do you feel her wrath? Yes, we all feel it. It's a disgrace to let a diplomat disappear. We shall find him. Or we will be sacrificed for our failure. Now that's interesting. Hanging around very smart. The shapeshifter set up a meeting, and this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. Ok, troviamo sto cadavere. Questa cosa che mi spezza gli audio perché mi sposto su un goccino, mamma mia. Questo sì, effettivamente dà un sacco fastidio. Buon per te. Allora, bella affermazione, Styx. Ok, vediamo di trovare questo dannato cadavere. Bene, dovrei essere molto vicino, tant'è che salverò la partita. That's all right. Jarak hid the corpse of an illustrious guest. I'll have to poke around a bit. Ok, diamo un'occhiata in giro. Jarak ha nascosto il cadavere da queste parti. Qui ci si può nascondere? Direi di no. Ok, forse l'ha rimpiattato nella cassa. No, direi di no. Forse qua dentro. No, direi di no. Diamo un'occhiatina in giro, vediamo dove può aver nascosto sto cadavere. Tanto raccogliamo le nostre piccole scorte. Perlustra l'area. Perlustriamo l'area.
Ok, perlustrerò l'area rapidissimamente. A tra poco. In che posizione sta messo questo? The date didn't go too well, it seems. This stupid human paid for the knowledge with his life. At least now I know whose face Jarak has stolen. It's time to put Eledrin to work. Ok, andiamo a cercare Eledrin e Eledrin Eledrin o come lo volete chiamare. La volete chiamare sta tizia. E mettiamola al corrente delle nostre scoperte. Bene, questo posto è un labirinto, ma dovrei riuscire ad arrivare tra pochino. Infatti dovrei essere arrivato. Se non me la faccio addosso adesso. No, va bene, ci siamo. Parliamo con Eledrin. My patience has its limits. Your hospitality is lousy. No grog, no grub. This room is gloomy. Your high priestess does not treat her guests well. Va bene, va bene. You have all received a scepter, but its true power lies inside this quartz. Quello è un goblin. Quello è un orco? The ultimate weapon against the green flame is now a reality. We give you the quartz. You give us the goblins that you capture with it. And we give you gold in return. Stay seated for a moment. One day you will bend a knee to humans. Now it's your turn, Eledrin. Yay! Sir, you are asked for outside. I'm busy. It's important, Jarak. Olè. Sì, immaginabile. Sangue. That shape-shifting bastard got totally fucked over by his cousins. I'm loving it. By following these traces of blood, I should be able to track him. I'll get him to spit out everything he knows about the source of this fucking quartz. And then he will discover what happens to those who cross sticks. Come farò a vedere le macchie di sangue? Aspettate un attimo che do un'occhiata e ci rimettiamo sulle tracce di Jarak. Cioè, devo entrare lì dentro? Ma lì dentro c'è pieno di gentaccia schifosa. Ma vediamo, ci provo ad andare. Dunque, ok, non occorre che entri lì dentro, grazie al Signore. Vedo le macchie di sangue, non so se le vedete anche voi, spero di sì. Sono piccole macchioline rosse, adesso tanto quando mi ci avvicino si vedono meglio, ma devo stare un attimino attento che questi non mi sgamino. Eccole qua. Seguire le tracce di sangue, vedere dove ci portano. Dove si nasconderà quello stupido Jarak? Jarak, elfo mutaforma, che ha disturbato i nostri piani quando volevamo rubare lo scettro, vi ricordo. Che devo andare di là, però. Ok. Le seguo per un pochettino, tanto ci vorrà parecchio tempo. A tra poco. That accursed Jarak could not have disappeared into thin air. The traces of his contemptible blood lead us here.
He cannot have come this way, Castasil. This door is double locked. We must have missed something. Let us recheck the trail of his rancid blood. Bravi, controllate di nuovo la scia di sangue. Io sono convintissimo che è entrato lì dentro. Ma te ne vai solo te. E te rimani lì. These dark elves are as stupid as Rakash if they think that a locked door can stop Jarak. Ok. Vediamo un po' noi altri. Cosa possiamo fare qui? Morire. How about this? I'll come out there and take the controller, and you come in here and die. Painfully! Painfully! Ok. Bene, ce l'ho rifatta. Oddio, adesso rimuoio subito al volo. Ok, vai, ok. È banalissimo, bisogna entrare qui dentro, suppongo. Ecco qua, lascia la zona. Well, well. I didn't think you'd follow me this far. See? I got a few tricks too. Now, where's the quartz? You have no idea what you've gotten yourself into. Now you just tell me where the quartz is, or my knife gets into you. Fine. In the mines, in the subterranean levels of the By city. By the outcast, Jara came this way. Olé. Thanks a lot. Bye-bye. Gli abbiamo rubato il quarzo. Finita la missione. Nave di Eldrin. Finalmente Styx si è vendicato di Jarak, l'elfo oscuro mutaforma. Non solo ha ottenuto da lui informazioni sull'origine del quarzo, ma gli ha anche rubato il ciondolo con l'essenza di quarzo, una sostanza così potente che potrebbe aprire le porte a nuove abilità. Gli effetti del quarzo possono essere tanto affascinanti quanto inquietanti. Styx ne ha avuto la dimostrazione quando Lysryl ha costretto un Rakash a trafiggere sotto l'influenza di uno scettro di quarzo. Trafiggersi. Sapere che l'alta sacerdotessa intende fornire queste armi al quarzo a tutti i popoli dell'impero non è affatto rassicurante. Questi elfi oscuri sono davvero strani, disposti a pagare parecchio in cambio di goblin vivi. Per il momento Styx torna da Eledrin per assicurarsi che lo aspetti prima di fare ritorno a Toben. Stiamo sperimentando. Altro che ambra. Wow, this is good quartz, man. I'm gonna need a lot more of that. Ok, piccolo goblin drogato. Lysryl is about to share with the other races might be powerful, but they don't vibrate with as much energy as the medallion worn by Jarak. Ok, parliamo con Eledrin e poi probabilmente sarà l'ora di terminare il nostro episodio. I expected a war or an economic alliance, but not that. Yep, looks like you're gonna have to get a new job. Why has Lysryl asked the other races to bring the goblins back to her alive? You know something? I really don't give a shit. Tell you what, while you consider your career options, I'm gonna take a look around those mines. I got to get my hands on some of that pure quartz. And you better be here when I get back. Don't forget, you owe me. Bene. Dunque, dobbiamo lasciare il nascondiglio. Io penso che per prima cosa mi prenderò un po' di abilità, ma non vi ammorbo con queste situazioni tecniche. E spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento, qualcosa. Come sempre, cioè come mai, per farmi sapere quello che ne pensate, se la storia vi sta un po' prendendo, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!